Ciao, sono Ilenia. Nasco come maestra d'arte del legno e sono laureata all'Accademia di Belle Arti di Bari in scenografia. Durante i miei studi ho avuto la fortuna di conoscere un artigiano di Matera e da lì è nato il mio amore per questa città e i suoi sassi. Dopo la tesi ho deciso di passare un'estate nella sua bottega e da quel momento è nato tutto. Inizialmente reputavo l'argilla un materiale freddo e distaccato rispetto al legno caldo cui ero abituata a lavorare. Mi appassiona la sua versatilità e la quantità di cose che possono nascere da un pezzo di argilla. Per creare uno degli oggetti tipici della città, il cucù, si parte proprio da lei. Il pezzo di creta viene inizialmente fatto battere per eliminare l'aria in eccesso. Si parte realizzando la base, che è un tronco di cono, e viene svuotato all'interno utilizzando una stecca di legno arrotondata e il movimento delle dita. È necessario alzare il bordo per poter posizionare il corpo che ora andremo a realizzare. Si prende un altro pezzo di argilla e si modella fino ad arrivare ad una forma simile ad una goccia. Anche lei viene svuotata per creare la cassa di risonanza. È molto importante assottigliare lo spessore il più possibile per ottenere un suono pulito. La cassa di risonanza viene sigillata e con l'argilla in eccesso ricavo la testa. Creo la cresta e successivamente gratto con una forchetta il bordo del cono e la base del corpo, per avere attrito e unirli con l'aiuto della barbottina, un preparato di crema di argilla fondamentale per legare tutte le parti. Per tornio mi è sempre utile, per essere precisa nell'assemblaggio. Realizzo un foro sulla testa e applico la cresta, fase sempre necessaria per creare un incastro tra i vari elementi. Creo gli occhi e il bargiglio ed ecco qui il cucù. Per facilitare la levigatura gli faccio un bel bagnetto con tanto di massaggino. Taglio un pezzetto di filo di acciaio inox che resiste ad alte temperature per poterci appendere o un cornino o una campanella, comunque qualsiasi cosa che tintinni. Questo è un elemento decorativo, facoltativo, che va ad avvalorare il significato dell'oggetto stesso. Per farlo suonare è necessaria una stecca di bambù, assottigliata e levigata a seconda delle dimensioni del cucù, e si procede in questo modo. Si crea un'apertura nella parte superiore, poi dalla coda, spessa almeno 1 cm, si fa passare la stecca verso il foro realizzato precedentemente, con un'inclinazione di 30 gradi. Il cucù è un'ocarina bitonale a forma di gallo che richiama il canto del cuculo.
ritrovato nelle tombe dei bambini dell'epoca greca, simbolo di fertilità, virilità, prosperità e rinascita, fungeva da amuleto contro il malocchio. Diventa anche dono di Pasqua per i bambini materani e di grandi dimensioni, molto decorati, erano fino agli anni 60 un dono di fidanzamento per la futura sposa. Rappresentava il pegno d'amore e lo stato economico dell'uomo, che lo commissionava all'artigiano in base alle proprie possibilità economiche. Ora, per renderlo bitonale, si pratica un foro sulla pancia e il gioco è fatto. Quando ho visto per la prima volta realizzare il cucù, mi si è aperto un mondo. Far suonare quel che era solo un pezzo di creta, inanimato, da 20 anni è uno dei motivi della mia ricerca. È una vera e propria magia. Questo è il suono della terra. Dopo averlo fatto asciugare per bene, si passa alla cottura a 960 gradi e il biscotto è pronto. Così come vuole la tradizione, la decorazione avviene a freddo, con colori acrilici. Si immerge nel bianco ed è pronto per essere decorato. Come ogni gallo che si rispetti, la cresta è di colore rosso, così come il bargiglio. I colori delle strisce rappresentano il rosso del fuoco, il giallo del grano, il blu dell'acqua e il verde della natura. Il mio spazio creativo è in qualsiasi luogo. Amo lavorare all'aria aperta, infatti sono un ambulante e metto su bottega in ogni dove. In casa ho allestito un lavoratorio, così come dice mio figlio di 10 anni, dove nei mesi invernali preparo la produzione per la stagione calda. Voglio imparare sempre di più, per scoprire e conoscere tutto quello che l'artigianato mi ha dato e continua a darmi, affinché possa tramandarlo ad altre persone, per non far scomparire uno dei mestieri più antichi del mondo, l'arte della creta.